Un numero civico lungo il naviglio del Brenta a malcontenta. Non corrisponde però ad un'abitazione, ma a un battello in disuso ormeggiato qui da tempo e all'interno del quale vive una famiglia. Mi 3 anni che vivo qua. Go il fio piccolo. Mio figlio che si disabili, arrivare a questo punto qua non mi sento più di poter tirare avanti così. Germano e Paola, che preferisce non farsi vedere, hanno poco più di 50 anni. Originari di Venezia, vivono con circa 600 euro al mese, soldi che guadagna lei lavorando come collaboratrice scolastica. Il figlio, invalido al 100%, è appena rientrato dall'istituto in cui era ricoverato e la loro situazione ormai è al limite. Il ragazzo percepisce una pensione che però i genitori non possono e non vogliono toccare. I due si sono iscritti in lista per ottenere un alloggio pubblico nel comune di Mira. Ma i tempi sono lunghi. Mi sono sempre sentito rispondere, ma se non fa domanda di a casa, se mi fa sua domanda di a casa e mi viene a rispondere che forse che sarà una casa per gli altri. O che se prima gli extracomunitari, meno con niente contro di loro, perché si è messo brava gente, per carità. Però che si mancano gli altri italiani, cioè gli altri italiani si mancano a vivere così. E come che so mi, si fa così, sicuramente che deve essere anche migliaia di persone che si fa il peso di... La coppia si rifornisce di acqua con taniche da qualche residente della zona o dalla fontana. Per scaldarsi c'è una stufa a legna. Gli elettrodomestici sono alimentati con un generatore a benzina. Poi gli aiuti delle tante persone vicine che arrivano con viveri o coperte. Chiedo una casa, non chiedo altro. Chiedo un appartamento e... Scusi. E di poter vivere degnamente anche a me. Come tutti.